Bene, allora grazie di essere qui con noi questa mattina al terzo incontro della serie di Fistano di Napoli 2020 che Leonardo Nelli, Fondazione Magic Energy, stanno conducendo per cercare di capire se può esistere un nuovo modello di gestione di Napoli per il Mezzogiorno fondato su tre pilastri fondamentali che sono l'economia, l'etica e l'estetica, secondo il documento delle tre che molti di voi hanno letto e molti di voi hanno anche sottoscritto. Come sapete l'approfondimento sull'economia l'abbiamo svolto un paio di settimane fa con il vicepresidente Renato Scandamieto. Questo appuntamento dell'etica lo affrontiamo oggi con Raffaele Cantone, che ringraziamo per essere venuto e, nonostante i suoi infiniti impegni, come sapete presidente dell'anticorruzione, particolarmente oggi impegnato sulla piazza di Milano per l'Expo. Jola Bucher, che avrebbe dovuto essere qui con noi, ci fa sapere che è stato chiamato dal Premier Renzi questa mattina per discutere di spending review, essendo ormai certo che sarà lui a occuparsene, dovendo Carlo Bottarelli tornare a Washington come direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, e quindi siamo incapaci in questo cambio di scena. Devo anche aggiungere che per Cantone alle 11:30 dovrà andare via perché ha un impegno che è stato raggiunto e ovviamente non possiamo trattenerlo con la forza quindi cercheremo di essere più brevi, più veloci, in maniera tale da poter dare la parola e di poter anche sviluppare qualche ragionamento insieme con lui. Naturalmente proseguiremo con gli altri amici che sono al tavola, Cipollone Miller, Luigi Nicolais, Sebastiano Maffettone e Carlo Borgomeni, con i deputati Raffaele Calabro e Luciano Cimino, in attesa che ci raggiunga Leonardo Impegno. L'impresa vale la spesa, il confine sottile tra lecito e illecito è il tema di oggi, che affronteremo con le luci che ho appena descritto. Premerei adesso Marco Zigo, che con me conduce e realizza questa iniziativa, di dare i conti agli ospiti e di introdurre i lavori. Grazie. Grazie Alfonso, benvenuto, do il benvenuto a tutti e vi ringrazio per la partecipazione ovviamente agli illustri relatori e a tutte le persone presenti. Tra l'altro sono molto contento che questa volta ci siano molti giovani, perché soprattutto loro poi sono la base dello sviluppo di questa società a cui vogliamo dare un contributo di cambiamento. Riagganciandomi a quello che diceva Alfonso Ruffo e cercando di essere ovviamente molto veloce in maniera tale da lasciare lo spazio poi alle relazioni, noi ci stiamo impegnando per un progetto che abbiamo appunto sviluppato con il manifesto delle tre per riposizionare il Mezzogiorno a Napoli rispetto al contesto italiano e europeo. Quindi un Mezzogiorno che da vagone trenato cerchi pian piano di diventare invece locomotiva e cerchi di dare un contributo necessario dal nostro punto di vista allo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Abbiamo trattato il tema dell'economia ed oggi trattiamo il tema dell'etica. Per noi economia e etica sono due valori fortemente correlati, perché entrambe determinano le basi affinché un contesto sociale possa crescere e svilupparsi. Ovviamente il valore dell'etica richiama fondamentalmente il concetto della costruzione di valori legali nella lotta alla illegalità, e questo richiede necessariamente un'idea di società che sia più protagonista della vita del territorio, con una forte propensione ad uscire dal proprio individualismo. E questo è uno dei motivi poi del forte collegamento con quella che è la missione un po' della nostra fondazione. La nostra fondazione, così sinteticamente ripeto per gli amici che già conoscono, ma soprattutto per quelli che non hanno conosciuto e approfondito, è stata costituita dal nostro gruppo e dalla famiglia Zigo circa 2 anni fa, e si chiama Matching Energies Foundation, e si basa su 2 driver fondamentali: mettere insieme le energie migliori del territorio per cercare di generare condizioni di contesto più favorevole allo sviluppo del nostro paese a partire dal Mezzogiorno, e promuovere la cultura dell'energia. Questo è un tema più vicino ovviamente alle nostre competenze, perché questa possa dare un contributo a una crescita sostenibile. E
una fondazione, qui ho il piacere e l'onore di avere alcuni membri del nostro comitato scientifico, Gino Nicolaes alla mia destra, Massimo Cicero diciamo alla mia sinistra. Quindi il tema di mettere insieme le energie migliori, di superare l'individualismo, insieme al concetto fondamentale di pensare allo sviluppo economico del paese a partire da un nuovo mezzogiorno, è chiaramente una delle missioni fondamentali sulle quali intendiamo e ci stiamo spendendo. Ovviamente il problema dell'etica, molto rapidamente lo sappiamo, non è solo un problema del mezzogiorno, ma è un problema dell'intero paese. Penso che a ciascuno di voi sia capitato di leggere le famose graduatorie che sono pubblicate sui giornali, non solo italiani, ma sui giornali europei di tutto il mondo, in cui ovviamente viene attribuita una posizione a ciascun paese in funzione della illegalità o della non legalità. E questo è, credo, un indicatore molto forte del fatto che lo sviluppo economico, l'attrattività, la capacità di un paese di fare crescere relazioni, di attirare relazioni con altri paesi, è fortemente legato al concetto di legalità o di illegalità o di rispetto, diciamo, dei valori dell'etica. Esistono due, diciamo, grandi linee che riguardano questo settore. Da una parte ovviamente esiste un forte sviluppo dell'economia illegale, dell'economia criminale, che viene in qualche modo prevalentemente attribuita all'area del mezzogiorno del nostro paese. Esiste una parte ovviamente della illegalità legata alla corruzione, che è collegata ovviamente fondamentalmente a quelle aree, ma non solo a quelle aree, dove più forti movimenti di carattere di sviluppo economico, ma nella realtà non sono nient'altro che due facce della stessa medaglia, che rappresentano una parte determinante dell'economia del nostro paese. Ricordiamo che sia la Banca d'Italia che l'Istat, lo abbiamo visto anche recentemente nelle stime che sono state poi riportate per valutazioni circa il nostro reale valore del PIL, queste rappresentano alcuni punti rilevanti di PIL ed alcuni centinaia di miliardi in termini di valore assoluto, ma rappresentano anche e soprattutto un freno allo sviluppo della nostra economia, al di là ovviamente del valore di credibilità e di affidabilità che il nostro paese è in grado di dare, il nostro territorio è in grado di dare, perché ovviamente sono una forte concorrenza sleale, se vogliamo pensare all'economia del sommerso e all'economia illegale, che sono imprese che invece, partendo da questo territorio del nostro paese, cercano di produrre in maniera competitiva nel rispetto delle regole. Quindi contrastare questo fenomeno e riproporre per il futuro i valori dell'etica. Questi sono i due temi che noi vogliamo sottolineare. Il contrasto ovviamente deve essere fatto con la durezza e il rigore necessario, ma ovviamente per quanto riguarda sotto la parte corruzione, con una efficacia e semplicità, perché ovviamente non deve usare in termini di burocrazia. Ma dall'altra, fondamentalmente, mentre tutto ciò avviene, dobbiamo creare le basi per un futuro che sia migliore, quindi dobbiamo investire molto per quanto riguarda la parte formazione, la parte educazione dei nostri giovani. Oggi qui abbiamo per la prima volta un po' di giovani che però sono già fortemente inseriti nel mondo delle professioni piuttosto che delle imprese. Dobbiamo agire sui giovani formandi affinché ovviamente puntino come obiettivo della loro vita al raggiungimento di uno status socio-culturale e non solo al raggiungimento degli status simbolo del consumismo a prescindere da qualsiasi altro valore. Questo è il grande sforzo che vogliamo fare, questo è lo spunto che io do al dibattito di oggi insieme a tutti gli altri temi. Ringrazio voi tutti e ripasso la parola a voi. Bene, grazie tanto.